Quasi di uguaglianza con gli altri, proprio il luogo di esistenza in cui le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali esistenti, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e impedire che siano isolati e di segregazione. I servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messi a disposizione su base di uguaglianza con gli altri delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni. Costituzione italiana, articolo 1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità, e richiede l'esercizio dei poteri inviolabili, sociale, politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Generali della giornata. No. Sì.